Al 28 marzo in provincia di Modena erano accertati 5.270 casi di persone con in corso di infezione da Covid-19. Dei positivi attivi, la stragrande maggioranza, 5.152, sono in isolamento domiciliare. Solo 118 ricoverati positivi al Covid, 74 pazienti Covid positivi nell'azienda ospedaliera universitaria, 19 all'ospedale di Sassuolo, 25 in ospedale gestione A. L'indice RT è stabile a 1,2, ultima stima del 23 marzo. Per quanto riguarda i residenti domiciliati nel comune di Modena, i casi dell'inizio della pandemia sono 57.061. Di questi 626 sono deceduti, 54.962 sono guariti, 1.473 hanno la malattia tuttora in corso. Stanno crescendo i casi, ma a tutt'oggi questo non si riflette sulle ospedalizzazioni in modo preoccupante, anche se è sempre giusto tenere la massima attenzione e intervenire nel modo migliore possibile. L'analisi delle differenze settimanali dei valori sperimentali rivela che il massimo dovrebbe essere stato raggiunto nella seconda parte della settimana scorsa. Per quanto riguarda i decessi, come previsto, sono in fase di seppur debole crescita, con un valore medio nella settimana scorsa pari a 142 morti al giorno, contro i 131 della settimana precedente. Sul tema della quarta dose, la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA ha iniziato il 24 marzo la valutazione dell'opportunità di una seconda dose booster dei vaccini contro il Covid-19 per particolari categorie di soggetti, considerati il complesso dei dati disponibili. BTS ha deciso che sono necessari ulteriori approfondimenti, integrando le evidenze scientifiche internazionali con i dati di studio in corso in Italia. Allo Stato, come ribadito anche ieri da Guido Rasi, braccio destro del commissario Figliuolo in questa campagna vaccinale, non ci sono elementi sufficienti per ipotizzare una quarta dose o secondo richiamo per la popolazione generale. Può essere utile per categorie di soggetti particolarmente fragili, ma non è ipotizzato oggi di proporla a tutti gli over 50 o over 60, mancando più evidenze scientifiche in tal senso. Questa di oggi, spero, è l'ultima comunicazione Covid in Consiglio Comunale, almeno con la periodicità settimanale che abbiamo sempre tenuto, visto che da domani finisce lo stato di emergenza sanitaria. Colgo l'occasione quindi per fare alcune considerazioni finali. Fin da subito abbiamo scelto questo strumento di comunicazione per mantenere un legame con tutta la comunità anche nei momenti più cupi. Altri sindaci hanno scelto strade diverse, in molti casi il rapporto diretto con i cittadini attraverso i social. Poi abbiamo deciso di fare diversamente e naturalmente è legittimo anche fare, come è successo a noi, delle critiche, ma la nostra è stata una scelta meditata e convinta. I social molto spesso ho dato conto delle novità, dei cambiamenti normativi, di alcune svolte decisive, naturalmente del cambio di colore della nostra regione e delle relative conseguenze. Ma fin dall'inizio della pandemia abbiamo scelto di tenere l'opinione pubblica informata di ogni passaggio, di ogni dettaglio, essenzialmente attraverso il Consiglio Comunale e gli organi di informazione. Giornali, TV, radio e giornali online hanno fatto un lavoro eccezionale per tutta la durata dell'emergenza, soprattutto nei momenti più difficili, mantenendo in vita quei legami sociali che sono fondamentali per una comunità. Nella comunicazione quindi abbiamo privilegiato la mediazione giornalistica perché riteniamo sia un valore da coltivare sempre. E naturalmente ringrazio tutta la staff. Al contempo ricordo che appena è stato possibile abbiamo ripreso a organizzare assemblee pubbliche. Anche quello fa parte del dialogo necessario, anzi fondamentale nel governo della città. Comunicazione istituzionale, social, nuove tecnologie, assemblee pubbliche. Tutto necessario per tenere aperti i canali. Qui in Consiglio Comunale abbiamo fatto il punto per oltre 60 volte sull'evoluzione della pandemia, sulle misure da prendere, su come le strutture sanitarie stavano affrontando l'emergenza. Il Consiglio Comunale nel suo insieme e attraverso ogni singolo consigliere, che vorrei ringraziare uno a uno, ha accompagnato la gestione dell'emergenza con un impegno straordinario. Basta guardare il numero delle sedute del Consiglio Comunale, individuando anche nuove modalità per garantire la presenza e l'operatività, rispondendo sempre in modo positivo all'esigenza di approvare provvedimenti urgenti per rispondere ai bisogni di cittadini e di imprese, che è l'obiettivo finale del nostro impegno. Questo vi ringrazio dell'attenzione.